Allora, iniziamo a parlare innanzitutto che cos'è il machine learning, cioè la definizione formale che cos'è. Praticamente una macchina o un programma apprende partendo da un'esperienza E in modo tale da migliorare le proprie performance iniziali. Dal punto di vista, cos'è che ci serve? Si utilizza perché quando abbiamo una grande mole di dati, andare ad analizzare, ad elaborare tutti questi dati diventa praticamente impossibile. Oppure quando dobbiamo sviluppare dei software, degli algoritmi troppo complessi. Come ad esempio il caso più banale è il riconoscimento facciale. Immaginiamoci a dover scrivere in qualche linguaggio di programmazione il sistema di riconoscimento facciale. Dobbiamo prendere in considerazione tutte le posizioni, le facce, le forme che possiamo trovare. Invece utilizzando il machine learning tutto questo è molto più semplice, nel senso bastano degli esempi e la macchina apprende. Quindi è proprio il bottleneck. La differenza quindi che abbiamo tra la programmazione tradizionale e il machine learning è che nella programmazione tradizionale noi abbiamo un input e il software che abbiamo scritto noi. Il computer attraverso il software processa gli input e ci ridà degli output. Nel machine learning invece abbiamo un input, degli output desiderati e in output abbiamo del computer un modello, cioè il nostro software, che poi andremo a utilizzare. Il machine learning da cos'è che è formato principalmente? Principalmente è la matematica applicata all'informatica, quindi dei modelli matematici per risolvere problemi informatici. Giustamente abbiamo bisogno anche di una parte molto importante che è il data mining. Il data mining è quella parte della data science e del data processing che ci permette di andare a prendere dei dati destrutturati e strutturarli per poi inserirli nei nostri modelli. Abbiamo tre aree che è supervisionato, non supervisionato e di rinforzo. Noi andremo a concentrarci principalmente su quello supervisionato e non supervisionato. Per cosa lo utilizziamo? Cioè, viene utilizzato effettivamente? Praticamente noi lo utilizziamo inconsciamente tutti i giorni. Quando utilizziamo l'assistente vocale, la voce che sentiamo non è più quella umana, è una macchina che parla, che sintetizza la voce, con le reti neurali convoluzionarie, che poi eventualmente vedremo. Ogni volta che non ci arriva una mail di spam, quelli sono dei filtri, inizialmente erano dei filtri che utilizzavano le regole bayesiane, poi adesso si utilizzano reti neurali e macchine a supporto vettoriale. Vengono utilizzati i sistemi di machine learning anche per migliorare o correggere l'uomo, come nell'esempio di Google Weather. Tutte le previsioni sono state fatte da dei meteorologici fisici, cioè delle persone, però vengono corrette utilizzando dei modelli di machine learning che sono stati allenati su tutte le previsioni meteorologiche precedenti. Quando ci troviamo su Facebook o su un sito di merchandise, noi abbiamo dei prodotti simili a quelli che abbiamo già acquistato o che potrebbero servirci. Questi sono dei sistemi raccomandati. Netflix, proprio su questa falsariga, ha istituito il Netflix Prize. Ogni anno mette in premio 1 milione di euro a chi propone un sistema migliore di quello precedente. A noi, platea, che abbiamo un pochino meno di dati, a cosa serve? Abbiamo per fare delle strategie mirate di marketing, per raggruppare tutti i nostri clienti e fare delle strategie mirate, quindi utilizziamo il clustering, predire dei dati numerici di vendita futuri, regressione. Vogliamo visualizzare la tabella dei nostri clienti che ha un sacco di colonne, la possiamo visualizzare in 2D o 3D, con la visualization o con la dimension reduction, ovviamente. Dobbiamo classificare i nostri nuovi clienti, non so, abbiamo il nostro database di utenti, sappiamo se questi pagano in modo regolare oppure no. Ci arriva un nuovo cliente, estraiamo delle caratteristiche chiamate feature da questo nuovo cliente, sottoponiamo il cliente al nostro modello su cui abbiamo passato tutto il nostro database e ci dice con che percentuale questo cliente sarà moroso oppure no. Oppure, ovviamente, possiamo utilizzarlo per prevedere degli interventi di manutenzione non ordinaria. Quindi magari per calcolare il tempo di vita che rimane ai nostri macchinari. Ora, vediamo quattro tecniche, più o meno, cinque, le più importanti, le più semplici, diciamo. Partendo dal supervised learning. Che cos'è supervised learning? Come ho detto prima, abbiamo un input e un output desiderato. Abbiamo questa fase chiamata training, in cui la macchina genera il modello. Dopodiché possiamo utilizzare il modello nella fase di predizione, quindi sottoponiamo dei nuovi input e abbiamo degli output predetti. Per fare un esempio, possiamo considerare quello più semplice. In input abbiamo la temperatura, l'umidità e la velocità del vento di ieri. Come
come output desiderato la temperatura meteorologica di oggi. Noi raccogliamo tutti questi dati, più sono meglio è, utilizzando magari una stazione meteorologica, generiamo il nostro modello e andremo a utilizzare il nostro modello prendendo la temperatura, l'umidità, la velocità del vento di oggi per andare a prevedere le condizioni meteorologiche di domani. Un esempio banale. Questo si può fare utilizzando la classificazione. La classificazione è un modello che in output ci dà la percentuale di appartenenza ad una categoria. Il numero di categorie devono essere solitamente finite. Gli algoritmi più famosi sono gli alberi decisionali, le reti neurali, K-nearest neighbor, il support vector machine. E per fare un esempio, sempre utilizzando il weather dataset, abbiamo in input, come ho detto prima, temperatura, umidità, velocità del vento, e l'output è la condizione meteorologica. Questi sono tutti i dati raccolti, questa qua è il nostro target, la nostra colonna di target. Questo è molto semplicemente un albero decisionale. Per generarlo ci mettiamo 2 secondi. Ecco qua, neanche meno di 2 secondi. Noi abbiamo questi nostri dati, come vi ho fatto vedere prima, sono esattamente quelli, utilizzando un albero decisionale molto semplice, otteniamo in output questo modello. Questo modello ovviamente è un modello leggibile dall'uomo. E cosa vuol dire? Se abbiamo una temperatura che è minore di 19 gradi, allora domani piove. Ovviamente non sono delle previsioni precisissime, perché comunque abbiamo 13 righe di dati, sono molto poche. A noi servirebbero molte di più per generare dei modelli complessi e consistenti. Un'altra tecnica del supervised learning è la regressione, su cui ci soffermeremo di più questo pomeriggio. La regressione, a differenza della classificazione, non dà la percentuale di appartenenza ad una categoria, ma dà un valore numerico. Sempre utilizzando l'esempio di prima, il target. Il target diventa la temperatura in gradi, quindi un numero del giorno successivo. L'altra macrocategoria, questa qua è più incentrata sui dati che sulla predizione, è l'apprendimento non supervisionato. L'apprendimento supervisionato, come possiamo vedere, è differente dal supervisionato perché non abbiamo più un target, quindi un output desiderato, ma abbiamo solamente i dati. I dati, il computer li elabora, genera un modello, abbiamo dei nuovi dati e ce li trasforma. L'obiettivo della supervised learning, soprattutto, è trovare delle strutture nascoste tra i dati. Possiamo vedere come i clustering, come l'esempio che ho fatto prima, abbiamo un insieme di utenti, di clienti o di oggetti e dobbiamo trovare dei raggruppamenti all'interno del nostro database, quindi magari raggrupparli per similarità. L'obiettivo del clustering è quello di trovare dei gruppi dei nostri dati in cui all'interno dello stesso gruppo ci sia più similarità che verso altri gruppi. Il più famoso ovviamente è il K-means, quello che funziona meglio potrebbe essere il Gaussian Mixture Model, che dà anche la probabilità di appartenenza ad ogni gruppo, e può essere utilizzato ovviamente, come ho detto prima, per fare delle strategie di marketing mirate, quindi generiamo i gruppi dei nostri utenti, sappiamo che per molti utenti di quel gruppo abbiamo fatto delle strategie di marketing che sono andate a buon fine, allora perché non possiamo applicare anche le altre? Oppure abbiamo degli utenti che hanno acquistato un set di articoli, noi possiamo fare clustering sui nostri articoli, trovare tutti quegli articoli simili agli articoli che ha già acquistato il nostro cliente, quindi proporgli questi nuovi articoli. Oppure per trovare delle anomalie all'interno del nostro database, abbiamo tutti i clienti che hanno dei comportamenti simili e ne abbiamo 1, 2 o 3 che hanno dei comportamenti completamente diversi. Perché? E possiamo andare a fare delle analisi mirate. Clustering in 2D vuol dire trovare dei raggruppamenti. Qui è facile farlo, si vedono i gruppi che sono distinti. Ma quando abbiamo delle tabelle con delle dimensioni un pochettino maggiori, come facciamo? Gli algoritmi di clustering funzionano ovviamente su qualsiasi dimensione di tabelle. Ma se noi vogliamo vedere questi dati, come facciamo? Dobbiamo ridurre la dimensione. Ma cosa facciamo? Togliamo questa colonna e ce ne rimangono 3? Facciamo bene, riusciamo a vedere bene in 3D? Oppure utilizziamo 3 dimensioni più colori? Ma riusciamo a fare delle analisi su questi dati?
po' difficile. E qua subentra infatti i sistemi di riduzione delle dimensioni. Ovviamente, come ho detto prima, noi siamo limitati a quattro dimensioni, anche se comunque in quattro dimensioni le analisi sono difficoltose da fare. Ovviamente, se riduciamo la dimensione dei dati, riduciamo il tempo di elaborazione delle nostre analisi. Non è che togliamo semplicemente delle colonne, prendiamo i dati e li trasformiamo. In questo modo riteniamo soltanto le informazioni che ci interessano. Le tecniche che utilizzeremo anche questo pomeriggio sono il PCA, che praticamente prende le nostre informazioni e le trasforma in altre componenti. Noi possiamo vedere queste componenti come delle combinazioni lineari degli altri dati. Poi nel pomeriggio vediamo l'esempio un pochettino più comodo. Un'altra cosa che ho voluto aggiungere sono, visto che è molto di moda, le reti neurali artificiali. Le reti neurali artificiali, io lo dico subito, è una black box. Hanno un input e un output. Vanno utilizzate così. Però se vogliamo vedere cosa c'è dentro, abbiamo che le reti neurali sono delle reti di percettroni. Cos'è un percettrone? Il percettrone è nato nel 58, tentando di simulare il neurone umano. Qua, neurone umano, questo è un percettrone. Il percettrone cosa faceva? Prendeva in input dei dati, li moltiplicava per un peso V, a cui li sommava tutti ovviamente, a cui poi applicava una funzione a scalino. Se il valore ottenuto era minore di 1, se era minore di 0 restituiva meno 1, altrimenti restituiva 1. Questa si chiama funzione di trasferimento. Oggi le reti neurali sono un insieme di neuroni, quindi un insieme di perceptron, divisi in input layer, hidden layer, output layer. Le funzioni sono simili, cambia solamente la funzione di trasferimento e le connessioni. Queste qua possono essere viste come delle sinapsi per il nostro cervello. L'input layer cosa fa? Prende i dati che in input, li trasforma e li propone agli hidden layer, che possono essere più di uno. Gli hidden layer a questo punto generano delle combinazioni dei nostri input trasformati e li passano all'output. L'output layer prende ulteriormente queste combinazioni di dati e li propone in output. L'output dell'output layer ovviamente è l'output della nostra rete neurale. Qua abbiamo un esempio come la rete neurale è l'approssimatore per eccellenza. Tutti i nostri puntini blu sono i dati che diamo alla rete per imparare. Un modello semplice fatto con Excel passerebbe per tutti questi punti se aggiungiamo una cardinalità molto alta del modello. La rete neurale è un approssimatore per eccellenza e i dati in output vanno presi così come sono, perché andare a guardare cosa c'è dentro è ancora più complesso. Noi possiamo andare a vedere come l'output della nostra rete neurale sia la combinazione, quindi sommatorie di sommatorie, di funzioni, degli input trasformati. Quello che caratterizza una rete neurale sono questi pesi qua, come ho fatto vedere prima. Ma come si calcolano questi pesi? All'inizio si utilizzavano gli algoritmi di backpropagation. Oggi ci sono algoritmi molto più complessi. Per citarvene uno, faccio vedere la formula della backpropagation, che è molto semplice. Ad ogni iterazione si prende il valore del peso precedente, si moltiplica due volte il valore di learning rate, cioè quanto la macchina deve imparare, per l'errore che ha commesso, se ha commesso errore, perché se ha eseguito una predizione corretta è inutile andare a modificare i valori perché la macchina funziona bene, e andiamo a moltiplicarci la derivata della funzione di trasferimento dell'output per tutta la matrice dei pesi, per la derivata prima della funzione di trasferimento degli input layer per l'input. Quindi magari è meglio tenere la scatola chiusa e utilizzarla così com'è. Funzionano, va bene così. L'importante è che le reti neurali vengano dati un numero sufficiente di dati, sennò performano abbastanza male. Poi l'altra parte del machine learning è reinforcement learning. Reinforcement learning è utilizzato principalmente nella robotica. Qua possiamo vedere come questo robottino tenta di imparare a tenere questa stina blu in equilibrio in alto. Pensiamo se dobbiamo scrivere noi in qualche linguaggio di programmazione, magari in C, il programma per tenere in equilibrio questo bilancino qua. Uno, dobbiamo tenere in considerazione un sacco di elementi: la gravità, la velocità del vento eventuale e delle interruzioni esterne. Ci mettiamo un sacco di tempo quando possiamo costruire magari
prima facciamo una simulazione digitale del nostro robottino, applichiamo le tecniche di machine learning, di reinforcement learning in particolare, e li facciamo apprendere, lo facciamo andare fin quando non impara qualcosa. Dopo 180 tentativi eseguiti da solo, il robottino riesce a tenere in equilibrio l'asta. È un po' instabile, però già riesce a qualcosina. Andiamo avanti, dopo 227 tentativi, non ha capito ancora bene a quanto pare, però ha capito che deve tentare di massimizzare e stare in questo quadratino bianco. Come funziona questa cosa qua? Il reinforcement learning funziona con il premio o la punizione. Se il bilancino qua si trova sotto di questa linea immaginaria, il robot prende una punizione. Se sta su e in equilibrio, prende un reward. Di conseguenza il robottino è nato per massimizzare questi valori, impara. Ecco qua, qua c'è un'interruzione esterna, rompiballe praticamente, che tenta di danneggiarlo. Lui comunque ha imparato probabilmente anche a questa interruzione esterna e funziona. Noi abbiamo questo modello che potrebbe essere utilizzato tranquillamente su un sistema, un aereo, non lo so, non vedo particolare applicazione di questo modello. Questo si chiama reinforcement learning, molto utilizzato per... Esatto. Ora ha imparato, ci mette pochissimo anche a riprendere l'equilibrio.